Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Continuiamo la nostra catechesi sul testo della imitazione di Cristo. Siamo arrivati al paragrafo undicesimo, dal capitolo undicesimo, paragrafo 2. Continuiamo con la lettura. Se facessimo di tutto da uomini forti per non abbandonare la battaglia, tosto vedremmo venire a noi dal cielo l'aiuto del Signore, il quale prontamente sostiene coloro che combattono fiduciosi nella sua grazia, anzi ci procura occasioni di lotta proprio perché ne usciamo vittoriosi. Perché è importante questa prima parte del paragrafo? È importante perché la tentazione che spesso abbiamo è quella di abbandonare la battaglia. A nessuno piace andare in guerra, a nessuno piace il conflitto, a nessuno piace il combattimento, a nessuno piace far fatica, a nessuno piace dover rinunciare, a nessuno piace soffrire, questa è la verità. E quindi quando capiamo che bisogna battagliare, un po' tutti facciamo i conti in tasca. E la tentazione è di abbandonare la battaglia. Ma questo lo vediamo nella vita di ogni giorno. Ci pensiamo bene prima di entrare in conflitto. Soprattutto poi, se si tratta della verità, se si tratta del Signore, insomma, alle volte cerchiamo di far finta di niente e girare la testa dall'altra parte, di farci andare bene anche quello che non dovremmo farci andare bene, perché abbiamo paura, perché sperimentiamo la viltà, l'essere un po' vigliacchi, sperimentiamo l'essere disertori, lasciamo gli altri a combattere da soli. Magari pensate all'esperienza dei santi. Padre Pio è rimasto una vita sul campo di battaglia a battagliare da solo, perché prima uno, poi l'altro se ne sono andati tutti, a cominciare da Gesù, che nella sua vita si è visto completamente, totalmente abbandonato. Ieri come oggi, anche oggi è difficilissimo incontrare qualcuno che sposi la causa di Cristo, di Gesù, che faccia di Gesù la ragione d'essere, se in qualche modo deve battagliare. Ma battagliare non nel senso, appunto, come ben sapete, di prendere in mano l'arma, no? Ma battagliare nel senso di usare la propria persona per difendere ciò che va difeso, per sostenere le ragioni più che valide di Gesù. E questo costa caro. Costa amicizie, costa stima, costa la fiducia, costa il consenso. Cioè, ti ritrovi solo. Andate a leggere il diario di Padre Pio, i diari di Padre Pio, le lettere,
E voi vedete quante volte ritorna questo tema della solitudine. Il testo ci dice che noi non dobbiamo abbandonare la battaglia, non dobbiamo mai arrenderci. Perché poi, se non ci arrendiamo, al momento opportuno, arriva l'aiuto del Signore. La nostra fiducia, dice il testo, è nella grazia di Dio. Noi confidiamo nella grazia del Signore, cioè sappiamo che il Signore con la sua grazia ci aiuterà e ci sosterrà e non ci lascerà mai da soli. E le occasioni, questo è interessante, di lotta che ci vengono proposte, paradossalmente sono occasioni che il Signore ci offre per darci l'opportunità di vincere. Non sono occasioni che ci vengono date perché noi disertiamo, abbandoniamo o perdiamo, ma perché noi, fiduciosi nella sua grazia, possiamo uscire vincitori. Ovviamente ogni volta che esco vincitore da una battaglia fatta contro il male, fatta contro il nemico, fatta contro il demonio, è chiaro che esco ancora più forte, sia perché sono più esperto, sia perché mi sono rinforzato in quella battaglia. Battagliare rinforza, non stanca quando vinco. Che se facessimo, prosegue, consistere il progresso spirituale solo in certe pratiche esteriori, e questo testo è importantissimo, tosto la nostra religione sarà morta. Via, mettiamo la scure alla radice, cosicché, liberati dalle passioni, raggiungiamo la pace dello spirito. Il progresso spirituale non può consistere nelle pratiche esteriori. È un'altra tentazione. Cioè, non è che siccome io faccio delle pratiche religiose, questo vuol dire che c'è un progresso spirituale. È una grande tentazione. Se, come dire, la nostra sicurezza riposa sulle pratiche che noi facciamo, e queste preghiere, queste devozioni, questo stile, ecco, non ci siamo. Qui addirittura il testo dice: questa religione è morta, anche se faccio e dico tante cose. Perché ci sia una vera vita spirituale, perché ci sia un vero progresso spirituale, è necessario fare tutto quello che abbiamo fin qui visto, quello che vedremo, ma soprattutto mettere mano a sradicare le passioni che portiamo dentro di noi. Ne abbiamo tante di passioni, che ci portiamo addosso. La prima che mi verrebbe in mente è quella della permalosità, che è segno di superbia. Oggi più che mai siamo ammalati di permalosità. Nessuno può e deve dire alcunché a qualcuno. Nessuno. Ma mi verrebbe da dire neanche guardarlo. Perché c'è una tale permalosità che qualunque cosa tu faccia, dica, uno sguardo messo al momento sbagliato perché hai avuto un colpo di un mal di testa, perché sei stanco, perché sei triste, perché sei malato e quindi non riesci a essere sorridente, gioioso, accogliente al 1000%,
delle tue performance, tragedia. Guardate che questo è un problema molto serio, eh? È un problema molto serio perché è una condanna. Se noi forniamo l'immagine di noi stessi fondata sulla permalosità, cioè se noi diamo prova una volta, due volte, tre volte, quattro volte di essere permalosi, quando gli altri se ne accorgono, dopo non ci dicono più niente, ci lasciano nel nostro brodo. Questa è la morte della vita umana e spirituale. Cioè noi abbiamo finito di crescere perché siamo abbandonati a noi stessi. E oggi, se tu dici qualcosa, sei duro, sei esigente, sei moralista, sei... e avanti di seguito. Infatti, quando si parla di Padre Pio, spesse volte si ricorda Padre Pio com'era duro. Ma guardate che non è vero, cioè nel senso, se uno legge gli scritti di Padre Pio, trova una dolcezza incredibile, era un uomo di una dolcezza incredibile, inimmaginabile per noi. Che poi la cosa interessante, no? Padre Pio era duro, Padre Pio era severo, Padre Pio era qui, Padre Pio era là, e Padre Pio parlava con Gesù. Cioè, uno dice, scusami, ma se Padre Pio manca così tanto di carità, Gesù se ne sarà accorto? E la Madonna se ne sarà accorta? Come mai Gesù e la Madonna parlavano con lui e tu non riesci a parlare con lui? Come mai gli angeli parlavano con lui, le anime del purgatorio andavano da lui e tu non riesci a confessarti da lui? Perché tu lo trovi duro e Gesù non lo trovava duro? Perché tu lo trovi severo e la Madonna lo trovava dolcissimo? Perché il problema non è Padre Pio. Il problema sono io. Che la mia coscienza è talmente squilibrata che vedo quello che non c'è, sento quello che non esiste e avverto un tale peso addosso che non viene da Padre Pio, ma viene dalla mia coscienza che mi accusa giorno e notte, perché mi dice così non va. Poi Padre Pio, che era tanto vicino a Gesù, ovviamente intercetta, interpreta la voce della mia coscienza e dice esattamente la stessa cosa. Quindi, piuttosto che andare contro la mia coscienza, che vorrebbe dire andare contro me stesso e fare un esame di coscienza vero e serrato e dover cambiare, preferisco dargli un volto che quello di Padre Pio e crocifiggerlo. Solo che io, cioè, non sono cresciuto di una virgola. Se ho paura di confessarmi da Padre Pio, come faccio a apparire davanti al giudizio di Dio? Non ci apparirò mai, non ci andrò mai. Sì, solo che però ci devo andare e cosa farò? Ma tutto questo trova la sua ragione d'essere appunto nella permalosità. Che noi non accettiamo di sentirci dire dei no, non accettiamo di essere riproverati, di essere sgridati, di essere trattati un po' fortemente. Perché? Perché noi vogliamo essere come dei cristalli. Ma tutto questo perché? Perché siamo superbi. Profondamente. E infatti non abbiamo pace. Non sappiamo neanche dove abita la pace dello spirito. Siamo sempre con dentro sta pentola di fagioli che bolle, 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 bolle. Solo che è un'illusione andare lì col mestolo e girare, eh? Perché tanto se non spegni il fuoco, dopo un minuto ricomincia a bollire. Non è che se tu cambi l'ordine degli addendi esce diversa il risultato, no? Quindi devi spegnere il fuoco, devi spegnere le passioni, se no continuerai a bollire. E l'amor proprio, e la superbia, e la permalosità, e l'egoismo, e la pretesa,
e il giudicare gli altri e il fare il confronto con gli altri e aver sempre qualcosa da dire sugli altri ma su di sé. Quante false umiltà, quante false umiltà che ci portiamo addosso. Io non sono nessuno, io non valgo niente, io sono l'ultimo dei peccatori, io non conto niente, ma il primo che si permette di avvicinarsi e dirmi una parola, si salvi chi può. Se ci strappassimo via un solo vizio all'anno, diventeremmo presto perfetti. Invece spesso ci accorgiamo del contrario, troviamo cioè che quando abbiamo indirizzato la nostra vita a Dio, interessante questo, verissimo, quando abbiamo indirizzato la nostra vita a Dio, eravamo più buoni e più puri di ora, dopo molti anni di vita religiosa. Il fervore e l'avanzamento spirituale dovrebbero crescere di giorno in giorno. Invece, già sembra gran cosa se uno riesce a tenere viva una particella del fervore iniziale. Bel problema. Bel problema. È vero questa cosa? Tu quando inizi, quando parti, veramente una vita mille. Non stai a contare i sacrifici, non stai a contare il darti al Signore, il tempo della preghiera, il cammino spirituale, la lotta ai peccati, i vizi. Poi il problema qual è? Il problema è mantenere la velocità di marcia. Quello è il problema. Il problema è riuscire a mantenere il percorso, cioè proprio il moto, la velocità del moto con cui tu ti stai muovendo. E spesse volte entrano in gioco di quelle inerzie così potenti è che uno inizia in un modo e dopo 10 anni si trova ad andare alla velocità di un bradipo e si trova come spento, come confuso, come demotivato, come così, come se avesse ceduto all'abitudine. Se facessimo un poco di violenza noi stessi sul principio, potremmo poi fare ogni cosa facilmente e gioiosamente. Però ci vuole questa violenza. Questo un po' di violenza la bisogna pur fare. Ogni tanto mi devo un po' forzare. Perché, insomma, se no, se aspetto sempre che tutto sia facile, che tutto sia ovvio, scontato, immediato, non arriverà mai. Certo, è difficile lasciare ciò a cui si è abituati. Non c'è niente di più difficile di lasciare l'abitudine. L'essere abituati a un certo modo, a un certo stile, non solo a un certo modo, a un certo stile di vita, ma anche un certo modo, un certo stile di pensiero, perché lo stile di vita viene dallo stile di pensiero. Tanto come io penso, così poi io vivo. E se io sono abituato a pensare male, è difficile abbandonare il modo di pensare male degli altri. Di sentirci sempre un gradino sopra, no? Per cui noi diamo giudizi sugli altri, facciamo gli psicologi, facciamo gli analisti, facciamo gli educatori d'oltranza, come se noi avessimo sempre uno scarto, no? Di superiorità verso gli altri. E riuscissimo sempre ad avere una visuale perfetta. Quello lì non è capace, quello lì è immaturo, quello lì non riesce, quello lì di qui, quello lì di là, quello là deve crescere. E sì, ma uno specchio davanti a noi non mettiamo mai. Cioè, e io invece no. Io sono ormai alle vette.
Ancora più difficile è camminare in senso contrario al proprio desiderio. Questo credo che sia difficilissimo. Cioè io desidero una cosa e vado contro. Andare contro i propri desideri, non quelli cattivi, che è ovvio che devo andare contro, ma anche quelli buoni. Andare contro i desideri buoni per raggiungere il meglio, che è di più del buono, è veramente difficile. E tutti noi lo sperimentiamo, quanto questo sia difficile. Perché? Ma perché, come dicevamo prima, siamo pieni di passioni. La lotta alle passioni è veramente importante. La simpatia, l'antipatia, l'orgoglio, il non avere, non lasciare mai l'ultima parola agli altri, la superficialità, il menefreghismo, il non metterci nella posizione dell'altro, la scusa che usiamo sempre, sono troppo impegnato. Ma non è vero. Cioè, è vero che siamo impegnati, ma non troppo. Perché le cose che ci interessa fare le facciamo. Ma sono troppo impegnato per fare quello che magari non mi piace proprio tanto. O che non riguarda me. Perché se riguarda me, vedete come corro, come soccorrere. Ma se non riesci a vincere nelle cose piccole da poco, come supererai quelle più gravi? Resisti fin dall'inizio alla tua inclinazione, distaccati dall'abitudine affinché questa non ti porti a poco in una situazione più ardua. Un grande peccato inizia sempre da una cosa piccola, cioè è l'accettazione, lo dice Santa Teresa di Gesù, no? Se io comincio a lasciar passare le imperfezioni, i peccati veniali, dicendo ma sì, vabbè, lo fanno tutti, una cosa da poco, ma sì, vabbè, non facciamo una tragedia, non scadiamo negli scrupoli, non esagerare. Se io prendo un granello di sabbia e lo butto, non è niente, no? Se io comincio a prendere 100 granelli di sabbia, sono qualcosa. Se ne prendo 1000, se ne prendo 1.000.000, diventa una montagna, poi. Tutti di granelli di sabbia, piccolissimi, però messi insieme, fanno una montagna. Del resto la spiaggia è fatta da tanti piccolissimi granelli di sabbia. Ma quanta gente ci sta sopra quella spiaggia? Con i peccati è la stessa cosa. Se io nelle cose da poco comincio a passarci sopra e a non dire no, questo non deve passare, questo lo devo combattere, questo lo devo correggere, su questo mi devo impegnare, è chiaro che poi mi troverò in una situazione, come dice il testo, più ardua, cioè alla fine mi troverò a dover combattere contro dei mostri che all'inizio non c'erano, ma si sono creati perché io li ho lasciati, ho concesso a loro di formarsi dentro di me. Se tu comprendessi quanta pace daresti a te stesso e quanta gioia procureresti agli altri, vivendo una vita dedita al bene, sono certo che saresti più sollecito nel tendere al tuo profitto spirituale. Se noi uscissimo dai nostri pensieri attorcigliati, vorticosi, dai nostri gusti, dai nostri vizi, dai nostri egoismi, noi daremo tanta pace alle persone. Noi che siamo così tanto segnati dalla filantropia, dall'esistenzialismo,
Appena uno sta male, subito lì addosso. Appena uno soffre, subito lì addosso. Appena uno subito lì, no? Ok. Ma noi non pensiamo mai che il dono più grande che possiamo fare agli altri è non crocifiggerli con le nostre cattiverie, le nostre superficialità, i nostri peccati, i nostri menefreghismi, la nostra stupidaggine. È il modo migliore che noi abbiamo. Ma non ci interessa. Quando poi vediamo qualcuno soffrire a causa nostra, o capiamo che ha sofferto a causa del nostro brutto carattere, o delle nostre lune, o dei nostri egoismi, o delle nostre, come dicevo prima, noi ce ne accorgiamo, lo guardiamo e diciamo: ah, scusami, col sorriso, no? Eh sì, ho capito che ho proprio sbagliato, ti chiedo scusa. Ma quei giorni, quelle ore di palpitazione che quella persona ha vissuto, tu non gliele dai più, eh? Quelle giornate che gli hai buttato addosso di buio, quelle ansietà che gli hai causato, tu non gliele puoi ridare nel corrispettivo di bene, di sole, di gioia. Quei pezzi di vita ormai tu te li sei mangiati, eh? E noi facilmente rispondiamo: ma sì, vabbè, ma no, ma non ti preoccupare, va bene così. No, non va bene così. Non va bene così. Perché poi dopo, in quei giorni, tu ti stai dimenticando che hai fatto più fatica a pregare, hai fatto più fatica a concentrarti, hai fatto più fatica a vigilare, il rapporto col Signore è andato un po' sì, un po' no, sei stato molto più incapace a produrre bene il tuo lavoro perché la tua testa era altrove. No, non è va bene così. Chiudiamola tutta in pizza e fichi. Dobbiamo stare attenti a non essere causa di sofferenza altrui, causa di preoccupazione altrui, perché non è giusto. Questa è una mancanza di carità, che non è che siccome non vediamo il sangue che scorre, allora abbiamo le mani pulite. Dipende. Ci sono tanti modi di far star male le persone. Pensate anche alle preoccupazioni dei genitori su certi figli, certi modi di figli, oppure dei figli su certi genitori, che alle volte si comportano peggio dei ragazzi. E tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi. Puoi incontrare anche una persona che ti dice: sì, tu hai ragione, quello che tu dici è vero, ma io non lo faccio. Io rimango nella mia idea, cioè rimango convinto che devo fare diversamente. Dopo poi ci sbatte il naso e poi dopo ritorna, no? E dice: ah, guardo, proprio sbagliato, mi dispiace, sì sì, va bene. E quella cosa là adesso che me la ridà? Mi dai tu i pezzi di vita? C'è sempre di mezzo, noi ci ragioniamo molto poco, infatti in confessionale credo che lo diciamo molto poco, no? Il peccato di egoismo, l'io al centro, degli altri non mi interessa, se devo dargli un pezzo di pane glielo do, ma non mi interessa di come sta interiormente, e questo non è, non sta con l'andare a fare la comunione. Non sta. Perché poi quella persona si è andata a parlare con altre persone, perché è sofferente, perché piange, perché è disperato o perché è disperata, e allora va a chiedere consiglio e fa perdere tempo anche agli altri. Poi questo bello bello si sveglia dopo un anno, due anni, torna in tre e dice: ah no, ma io mi sono sbagliato, scusami. Ma tutta quella catena che quell'altro ha creato a causa tua, del tuo comportamento, adesso cosa ne facciamo?
dobbiamo stare molto attenti, perché la vita non si va, non la si passa a colpi di spugna. Non funziona così. I nostri atti umani sono atti che, una volta posti in essere, hanno sempre delle conseguenze nel bene e nel male. E quindi bisogna pensarci bene prima di farli. E quando li facciamo, ci dobbiamo assumere tutte le responsabilità di quegli atti. Non lavarci la coscienza facilmente come Ponzio Pilato. Se tu comprendessi quanta pace daresti a te stesso e quanta gioia cureresti agli altri, vivendo una vita dedita al bene, saresti più sollecito nel tendere al tuo profitto spirituale, certo, perché tu diresti, appunto, io devo far di tutto per essere come Gesù mi vuole, perché in questo modo so che io reco bene, reco, aiuto a condurre una vita buona anche agli altri. Perché quando io non lo sono, il mio non essere cagiona del male agli altri. Anche se io direttamente non lo voglio. Capitolo dodicesimo. È bene per noi che incontriamo talvolta difficoltà e contrarietà. Queste infatti richiamano l'uomo a se stesso, nel profondo, fino a che comprenda che qua giù egli è in esilio e che la sua speranza non va riposta in alcuna cosa di questo mondo. Quando noi incontriamo le sofferenze e le contrarietà, siamo spinti a fare silenzio. Siamo spinti proprio a tirare i remi in barca. E capiamo quasi sempre, per non dire sempre, capiamo che le nostre certezze non stanno né nelle persone, né nelle cose. Ci sono persone che cadono nella depressione, che non mangiano più, che piangono la mattina e la sera, che non dormono più, che non vivono più, perché Tizio e Caio non lo guardano più. Cioè, capite di cosa stiamo parlando? Possibile che la mia serenità e il mio equilibrio deve dipendere dallo sguardo di un altro? Ma siamo impazziti. Ma che consistenza interiore abbiamo? Dopo, quando questo ci comincia a guardare, allora noi risorgiamo. No. Siamo sempre gli stessi inconsistenti, eh? Perché la nostra consistenza non può fondarsi sulle lune, sugli umori di chi ci sta intorno, per l'amor del cielo. Non possiamo riporre la speranza in qualunque cosa esistente su questa terra, cosa o persona. Ebbene che talvolta, e le avversità ci aiutano a fare questo, ci aiutano un po' a prendere distanza. Ebbene che talvolta soffriamo contraddizioni e che la gente ci giudichi male e bene e ingiustamente, anche se le nostre azioni e le nostre intenzioni sono buone, è un bene. Tutto ciò suol favorire l'umiltà e ci preserva dalla vanagloria. In vero, proprio quando la gente attorno a noi ci offende, ci discredita, noi andiamo con maggior forza al testimone interiore che è Dio. Perché uno dice, io che cosa posso fare? Se questi sono convinti che io non so cosa faccio, che io rubo, che io cosa posso fare? Più che dire che non è vero, ma questi sono convinti che lo faccio, l'unico testimone che mi rimane chi è? Dio. È lui l'unico al quale posso appellarmi, che sa veramente come stanno le cose. Il perché le vivo, il perché le faccio, il perché le penso, il perché le porto avanti. Quindi basta. L'avversità cosa mi aiuta? Mi aiuta a rientrare in me stesso, a rimettermi nella giusta posizione, che è quella dell'uomo davanti a Dio e con Dio. Dovremmo piantare noi stessi così saldamente in Dio e non nella creatura, non nelle cose, non, da non avere necessità alcuna di andare cercando tanti conforti umani, cosa che invece noi costantemente facciamo, costantemente. E dopo siamo più soli di prima. Perché alla fine, come vi dico sempre,
ognuno torna a casa sua e tu sei solo in quel letto, sempre, comunque. Se il tuo conforto è nell'uomo, quel vuoto non lo riempirai mai. Solo se il conforto è in Dio, allora c'è la speranza. Quando un uomo di buona volontà soffre tribolazioni e tentazioni o è afflitto da pensieri malvagi, allora egli sente di avere maggiore bisogno di Dio e di non poter far nulla di bene senza di Lui, e si rattrista e piange e prega per il male che soffre. Gli viene a noia che la vita continui e spera che sopraggiunga la morte, così da poter scomparire e dimorare in Cristo. Allora egli capisce che nel mondo non può esserci completa serenità e piena pace. Beh, le avversità, di qualunque genere esse siano, aiutano tanto a non avere l'illusione di restare qui per sempre. Cioè, ti aiutano tanto a prendere la testa e tirarla verso il cielo, a dire: sposta la visuale, guarda che la tua casa non è qui, la tua dimora non è qui, la tua dimora è altrove, è in cielo. Quanto tempo perdiamo a cercare una casa che non c'è? Non c'è perché qui non c'è la nostra casa. La nostra casa è nel regno di Dio. E noi perdiamo tutto il tempo che abbiamo a cercare radici. Ma non è qui che dobbiamo cercare queste radici, nel modo più assoluto. Resistere alle tentazioni, capitolo 13. Finché saremo al mondo, non potremo essere senza tribolazioni e tentazioni. Infatti sta scritto nel libro di Giobbe che la vita dell'uomo sulla terra è tutta una tentazione. Ognuno dovrebbe dunque stare attento alle tentazioni e vigilare in preghiera, affinché il diavolo non trovi il punto dove possa esercitare il suo inganno. Il diavolo, che mai non posa, ma va attorno cercando chi possa divorare. Fioretto di questa catechesi, che ormai sto diventando famoso per i fioretti. È bello, no, dare i fioretti. Quando eravamo piccolini eravamo i fioretti, ci davano i fioretti e rimanevano impressi i fioretti, eh. Allora, fioretti di questa catechesi, quando andate a casa, non stasera, nei prossimi giorni, guardate un bel documentario che tratti il rapporto tra cacciatore e cacciato. Quindi, non so, i leoni nella savana, piuttosto che le orche, gli squali nel mare, piuttosto che, non lo so, le aquile in cielo con gli altri uccellini, insomma, predatori e predato. Voi noterete in tutto il regno animale, che oggi va tanto di moda, noterete che c'è un grande insegnamento, che è questo. Un predatore riesce a prendere una preda in due casi. Quando è malata, anzi tre, quando è malata, quando è distratta, quando è sola. Se no, non c'è speranza. Malata, distratta e sola. Quando una bestiolina si allontana dal branco, è finita. Non lo trovi più. È così. Quando è malata, perché non riesce a stare dietro al branco, infatti voi sapete che gli elefanti vanno a morire da soli, quando è ora di morire se ne vanno dal branco e vanno a morire da soli. Se vedete i re
il Re Leone, vedete che c'è il cimitero degli elefanti, no? Il luogo dove gli elefanti vanno a morire, perché gli elefanti muoiono da soli. Tutte e tre sono tre realtà che a noi interessano molto. Quando io sono malato spiritualmente, sono molto esposto agli attacchi del demonio. Se non mi curo velocemente, quello rischia di sbranarmi. Primo segno di della malattia. Le malattie possono essere varie dell'anima, ma c'è un segnale che le accomuna tutte. C'è un segnale che dice che la situazione è gravissima, qualunque sia la malattia. E il segnale è questo: la persona non parla più di sé, non si racconta, non si manifesta, non è trasparente. Con mille scusanti, che guarda caso riguardano sempre gli altri che stanno fuori, con mille scusanti comincia a sparire, a nascondersi, a non mostrarsi e a non raccontarsi. Questo è il segno più grave in assoluto. Più grave in assoluto. Sono come quei tumori che quando dici mamma che mal di testa, prima risonanza, 2 mesi di vita sei morto. Dici ma no, ma com'è possibile? Ma stavo benissimo. Certo, questo tumore funziona così. Quando tu dici mamma che mal di testa, 2 mesi tu sei morto. Così è nella vita spirituale. Quando tu sei arrivato a quel punto, tra virgolette, di non ritorno, e non puoi più mascherare, e fai capire, dici, mamma che mal di testa, uno che guarda dentro e dice, ma scusa, ma sta roba da dove è venuta fuori? Ma perché non hai mai detto? Cioè, si apre un vaso di Pandora che viene fuori il mondo, e uno dice, ma perché non hai parlato prima? Ma ormai quello là, che non riposa mai, ti ha già nei denti, eh. Tu hai l'illusione che va tutto bene perché il cuore ancora pulsa, ma ormai è andata. Malato, distratto, e quindi bisogna correre su. La guarigione comincia con manifestarsi, con aprirsi, essere trasparenti, non nascondersi. Secondo, la distrazione. Noi usiamo la distrazione per divagare dalla sofferenza e dalla croce. Ci distraiamo da Cristo, da Gesù, ci distraiamo da Lui, perché così noi dobbiamo pensare alla nostra sofferenza, a ciò che ci fa soffrire. E questo ci espone ad essere catturati. Perché tu vedi queste bestioline che per un attimo si distraggono, data. Terzo, l'isolamento. Che uno dice, ma se tutti sono lì, ma perché quello deve andare là? La presenza degli altri è importantissima. Avete mai notato che i monaci, i frati, pur essendo tutti zitti in silenzio in coro, fanno la meditazione, l'orazione notturna tutti insieme? Che uno dice, scusami, ma io sto nella mia cella, tu stai nella tua cella, stiamo tutti lì, siamo monaci, poi siamo eremiti, stiamo tutti nel silenzio e facciamo la nostra... No! Fanno il silenzio insieme. Stanno in coro, pensate, i monaci benedettini, stanno in coro, chiusi, al buio, recitano i salmi al buio, perché sanno a memoria, li cantano, pensate un po', li cantano in gregoriano al buio, però insieme. Quando io inizio ad isolarmi, la fine è vicina. Ve l'ho già raccontata, ma ve la racconto ancora per chi non l'ha mai sentito, questo racconto di vita vera, perché è capitato a me,
Nel convento dove ero prima di venire a Monza, che è un convento posto in una zona molto, molto bella, molto bucolica, no? In mezzo col fiume, con tante piante, con tanto verde, tanti alberi, quant'altro, un giorno di primavera ero fuori dal cancello che aspettava una persona e ho visto una mamma anatroccola bellissima, tutta colorata, con tutti i suoi anatroccolini che le camminavano dietro, no? Sapete questa scenetta bellissima, no? Lei che attraversava la strada, perché passano poche macchine fuori dal convento, e lei c'era questa mamma anatroccola con tutti gli anatroccolini. E io li guardavo e dicevo, pensa a te che belli che sono, tutti li infilano dietro l'altro. A un certo punto vedo la mamma anatroccola che si ferma, proprio in mezzo alla strada, si ferma, larga le ali, tutti gli anatroccoli che vanno sotto. La prima pensiero che ho avuto, ho detto, questa mi ha visto, si sarà terrorizzata e quindi si è messa lì in questa posizione, perché proprio all'istante è stata come pietrificata, ma non c'era niente davanti, cioè non c'era nessuno, ne arrivavano le macchine. Io poi non ero lontanissimo, però ero fermo dal principio di quando ho cominciato a camminare, quindi ho detto, ma chissà perché questa bestiolina qui si è fermata così all'improvviso, no? Ferma, immobile, ha abbassato le ali, tutti gli anatroccoli sotto. Si è fatto un silenzio, prima c'erano tutti gli uccellini che cinguettavano, un silenzio. E io sono rimasto colpito da questo silenzio. Ho detto, ma cosa sta succedendo qua? Ho alzato gli occhi e ho visto una gazzaladra gigantesca che era posizionata sul ramo dell'albero che stava sopra la nostra testa. E sapete, le gazzelade sono questa sorta di corvi, ma grossi, bianchi e neri, con questo beccone enorme, questi zamponi unghiosi, e stava lì ferma sopra di noi così. Io quando l'ho visto ho detto, ah, ecco perché, adesso mi è chiaro, lei è là, loro sono lì, la mamma anatroccola evidentemente l'ha vista, l'ha sentita, io non mi sono accorto di niente, e quindi è stato così. Cosa è successo? Guardate, una scena terrificante. Mi ha così segnato che non me la dimenticherò mai più. A un certo punto, un anatroccolo gli viene la felice idea di uscire da solo dalle ali della mamma. Ho fatto in tempo a dire no, così è, ho fatto in tempo a dire no. In un secondo la gazzaladra si è piombata giù, lo ha preso con le zampe, si è sollevato e l'ha portato via. Io ho visto sta scena di sta gazzaladra con l'anatroccolo nelle zampe che continuava a cinguettare, a urlare, a chiamare la mamma, fino a quando è sparita all'orizzonte. Ma io ho detto, ma porca miseria, ma cosa ti ha fatto uscire da lì? Ma erano tutti lì, stavano benissimo lì, nessuno ti ha detto di muoverti, eri iperprotetto, no, questo deve prendere e andare per la sua strada. Ecco, la sua strada qual è stata? La morte. Ci vuole tanta umiltà, sapete, a essere figli. Ci vuole tanta umiltà a non sentirsi dei grandi Dio, a non sentirsi capaci di sfidare tutto e tutti, a non sentirsi arrivati, adulti nella fede, no? Come va di moda oggi. Ci vuole tanta umiltà. Perché poi, quando la gazzaladra arriva e ti porta via, indietro non ti porta più, È finita poi. Per lui nel modo peggiore, per quell'anatroccolo nel modo peggiore. Perché poi, quando tutto è passato, lei si è rialzata, gli anatroccoli hanno fatto tutti un po' così, hanno ripreso e sono andati, tutti salvi. Se lui fosse rimasto al suo posto, la gazzarata si sarebbe stufata, se ne sarebbe andata e loro sarebbero andati via sani e salvi. Ma per quel maledetto vizio dell'orgoglio, del bastare a me stesso, dell'autosufficienza, del fare quello che voglio, come voglio, quanto voglio, dove voglio, del fatto che io sono capace, ecco qual è il prezzo da pagare.
E allora io penso che non valga la pena di essere divorati dal diavolo. Impariamo a negare la nostra testa, a saperci dire no, a saperci dire è meglio stare insieme lì che andare a peregrinare da soli chissà dove. Perché ognuno di noi ha questo luogo bello della mamma anatroccola sotto il quale stare. Il Signore lo dà a tutti. Però chissà perché. Ci sono sempre i più brillanti che devono andare per la loro strada. Dopo si piange. Certo, si piange. Però poi è tardi. Domande? Guardate che le donnole si mettono una accanto all'altra, quelle che le manguste si mettono una accanto all'altra per combattere i serpenti. Quando i serpenti puntano la tana, che non ci sarebbe speranza perché è un buco nella terra, quindi questi entrano e fanno man bassa di tutto, le manguste si mettono davanti alle tane con i cuccioli, si mettono una a fianco all'altra, e siccome il serpente ha una vista laterale, non frontale come noi, cosa vede? Vede l'inizio e la fine di tutte le manguste messe in fila, e quindi vede un grande serpente. E siccome loro fanno su e giù alternativamente come la ola, lui vede questo coso che si muove, che sembra un serpente gigante, prende e se ne va. Ma se fosse da sola a difendere la tana, mangia lei e la tana. Sono più intelligenti loro di noi. Domande? Prego. Due domande. Momento, microfono. Due domande, una relativa alla catechesi della scorsa settimana. Quando si legge, se possiamo dobbiamo parlare, dire cose edificanti. Che cosa ci autorizza a dire cose edificanti? Tutto. Tutto ci autorizza a dire cose edificanti. Tanto pericolo. No, perché? Di cosa dobbiamo parlare? Delle cose che non edificano? No, dobbiamo parlare delle cose edificanti. Poi se gli altri non le accettano, pazienza, però noi dobbiamo parlare di cose edificanti, di cose buone. Poi se gli altri non le vogliono ascoltare, va bene, me ne starò zitto, andrò altrove e mi mangerò pane e cipolle, però. Riguarda l'essere in grado di dire cose edificanti. Ma siamo tutti in grado di dire, dobbiamo essere in grado di dire cose edificanti. Cioè vuol dire, dovremmo avere tutti un'esperienza buona, bella, di vita. E cominciamo a parlare di lì. Per esempio, parliamo di Dio. Ognuno di noi avrà un'esperienza di Dio. Piccolissima, va bene, che parli della sua esperienza piccolissima. Fragile, un po' a macchie di leopardo, un po' bene, un po' male. Va bene, parliamo un po' a macchie di leopardo, però... Cioè, non tiriamoci indietro dal discorrere in modo edificante. E l'altra domanda invece proprio relativa all'ultima parte. Come si può realizzare un isolamento nella vita spirituale? Quali forme può assumere? Beh, le forme dell'isolamento nella vita spirituale è sparire. Cioè proprio fisicamente, sparire dalla comunità, dall'insieme di persone che fino a ieri erano i miei fratelli e le mie sorelle migliori del mondo, no? Sparire, proprio sparire, non lo vedi più, non c'è più, sparisce, se ne va altrove, si isola, ma non perché dice adesso ho pensato che invece di, non so, andare al Carmelo vado dai francescani, non in questo senso, cioè non è una lotta di quartiere, non è perché dobbiamo fare proseliti, ma è che proprio uno sparisce, cioè non... è come se perdesse il senso dell'appartenenza a che cosa? A quella realtà lì, nella quale fino a ieri è cresciuto bene, senza un'alternativa valida, cioè senza dire, ma ho capito che, non lo so, facciamo un esempio, no?
Il carisma carmelitano ormai mi ha dato tutto quello che a me serviva, che a me interessava, adesso voglio conoscere meglio il carisma benedettino. E allora vado, non so, dai cistercensi piuttosto che dai francescani, piuttosto che da un altro carisma che ho. Oppure torno in parrocchia per mettere a servizio della parrocchia quello che ho imparato. Ok, questo ci sta. Ma se invece io sparisco per il nulla, magari anche inacidito, perché mi hanno fatto, perché mi hanno detto, perché qui, perché là, perché su, perché giù, questo vuol dire isolarsi. Sempre su quest'ultimo tema dell'isolamento, ci sono comunque dei momenti in cui uno può appartarsi per stare di più con Gesù senza con questo essere isolato? Sì, ci sono i tempi in cui ci si apparta per stare di più con Gesù, che devono essere i tempi che non vanno a inficiare il tempo dello stare insieme. Cioè, non è che, non so, tutti siamo a celebrare la Santa Messa e io me ne sto sul monte a pregare Gesù. No, non ha senso. Cioè, c'è un tempo per ogni cosa, quindi ci saranno dei momenti, bene, dove io starò più riparato, riservato, ritirato, perché voglio vivere meglio il mio rapporto col Signore, più intimamente, va bene, ma devono esserci dei tempi anche nei quali c'è il rapporto con gli altri. Perché sennò, anche perché c'è il cervello, poi capite, è un attimo che uno va fuori di testa. Quindi il confronto con gli altri è importante anche per registrarmi un tantino, cioè perché magari io ho i ratti mistici, penso di avere i ratti mistici, penso di vedere chissà che cosa, poi in realtà magari perché ho digiunato un po' troppo, no? Come diceva San Filippo Neri e Sant'Ignazio, gli diceva: sa padre San Filippo, io vedo la Madonna. E San Filippo gli diceva: sì, è forse perché hai digiunato un po' troppo. San Filippo era molto pragmatico, diceva: oh padre Ignazio, credo anche che lei veda la Madonna, certo, comincia a mangiare un po' di più e vedrà che la Madonna la vedrà di meno. E infatti era così. Poi, per l'amor del cielo, sono due santi meravigliosi, però siccome uno era un po' più staifer, come dicono i trentini, quell'altro invece era un po' più allegro, e allora lo aiutava un po' recuperare da questo punto di vista. Era una compensazione, no? Siccome quell'altro bastonava dalla mattina alla sera, quell'altro invece gli diceva: sì, va bene, però ecco, se tu vuoi essere sicuro di vedere la Madonna, comincia a mangiare un pezzo di pane in più tutti i giorni, che vedrai che può darsi che la vedi di meno. Se la vedi di meno, vuol dire che il tema non è la Madonna che ti appare, ma il tuo stomaco che ha problemi. Poi allora, riguardo a non difendersi e non giustificarsi, non rispondere delle accuse, sia l'altra volta l'imitazione di Cristo, sia stavolta, ma anche Santa Faustina spesso lo dice, dicono appunto di non fare niente in difesa, ma ci penserà Gesù. A me però è sempre rimasta impressa la storia di San Martino, che... cioè, o meglio, quando leggo Santa Faustina che dice ci penserà Gesù, mi viene in mente se ci penserà Gesù quando sarà morta, nel senso che San Martino è stato accusato di aver stuprato una donna e poi lui non si è mai difeso, e poi solo dopo la sua morte si è scoperto che lui era una donna, quindi non poteva aver messo incinta nessun'altra donna. E quindi mi chiedo, quando nella nostra vita ad esempio riceviamo delle accuse e rischiamo la vita, nel nostro caso non può essere tutti fuori da un convento, magari perdere il lavoro, perdere amicizie, perdere dei legami. Dobbiamo fare come San Martino e perdere tutto senza difesa, o è una questione magari di giustizia? E quindi dobbiamo prendere in mano la situazione e iniziare la guerra. Sì. Allora, questo che lei ha citato è un episodio che cita San Giovanni Maria Vianney in una sua omelia sulla mormorazione. Allora,
consigliere a questo ragazzo che appunto era una ragazza che però era stata abbandonata da piccola, quindi l'abate l'aveva presa e per fare in modo che il monastero l'accogliesse, insomma, l'aveva travestito da uomo, no? Però era una ragazza. E quindi nessuno si accorge di questa cosa e poi viene accusata di essere, da una, viene accusata di essere una persona, un monaco che l'ha stuprata e poi in realtà quando muore e nello spogliarla si accorgono che era una donna e quindi non poteva averla violentata. Detto questo, anche San Francesco di Sales dice cose molto simili. Allora, noi abbiamo davanti questi esempi dove non tutto nei santi è imitabile, per dirci che nella vita queste cose non ci capitano proprio così tanto di frequente. Spesse volte capitano cose molto più piccole di queste e noi non siamo capaci di portare neanche quelle. Cioè basta che una persona ti dica ti ho visto ieri con gli occhiali verdi e tu pianti in piedi un rebelotto per dire che invece erano rossi. No? Facciamo polemiche infinite sul ho messo il libro così al posto che cos'ha. Cioè è una puntualizzazione veramente ossessiva compulsiva, perché dobbiamo sempre aver ragione noi. Questi esempi estremi ci aiutano a dire calma, calma, su, molla un po', lascia andare, ma sì, va bene, e non era giallo, era rosso, non era rosso, era bianco, e non l'hai detta tutto fino in fondo, l'hai detto un pezzo, ma sì, ma lascia perdere. Visto quello che hanno fatto loro, anche io potrei fare un pochino, no? Senza star lì ogni volta a mettere i puntini su tutti gli i del mondo. Quando poi c'è di mezzo veramente la fama, la stima, una cosa così grave come un'accusa di violenza, una cosa di questa entità, beh, io credo che queste persone hanno fatto questi gesti così forti perché interiormente devono aver capito che per loro era giusto fare questo passo. Ci sono state delle evidenze che gli hanno fatto capire che per loro in quel momento era giusto compiere quel gesto, che diventa come un gesto simbolico che vale per noi nelle nostre piccole cose. Che noi li dobbiamo imitare, cioè non siamo tutti chiamati a imitare la povertà di San Francesco, andare in giro tutti senza vestiti, senza scarpe, senza niente, no? O l'estremo digiuno di San Carlo Borromeo. Però certamente ci fa bene pensare che magari non è che siamo chiamati a mangiare 5 lupini al giorno o come San Pietro d'Alcantara a nutrirci ogni 8 giorni. Però, magari siamo chiamati a non fare andare a male il cibo, a non buttar via il mangiare perché non mi piace, a fare gli schizzinosi sulle cose che ho davanti, a volere sempre chissà che cosa. Cioè, questi esempi grandi aiutano, credo, a ridimensionare noi nelle piccole cose, perché purtroppo noi le piccole cose spesso le facciamo diventare dei campi di battaglia incredibili, facciamo delle guerre per niente. Per niente. Perdiamo una marea di tempo per niente. Su come hai messo la forchetta, perché hai messo i calzini blu e hai messo quelli gialli, perché hai lasciato la maglia lì, perché hai messo lo straccio là, perché non hai fatto questo che ti avevo detto. Sono cose che non portano da nessuna parte. E questi esempi invece ci dicono, ma se loro sono stati accusati, incarcerati, condannati, umiliati per cose che non hanno fatto, non hanno detto una parola, tu perché non sei capace di fare questo sulle piccole cose? Vi ricordo che il primo di novembre è la festa di tutti i santi e il 2 di novembre è la commemorazione di tutti i defunti. Possiamo acquistare a favore delle anime del purgatorio l'indulgenza plenaria una sola volta dal mezzogiorno del primo di novembre fino a tutto il 2 novembre visitando una chiesa, non necessariamente una parrocchia, e lì recitando il credo e il Padre Nostro. Sono da adempiere le tre condizioni che occorrono per qualunque indulgenza plenaria, cioè la confessione sacramentale compiuta negli 8 giorni prima o dopo,
più importante è essere in grazia di Dio, non avere peccati mortali sulla coscienza. Quindi fare la comunione e la preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, Pater Ave Gloria, e il distacco da ogni affetto di peccato, anche veniale, che vuol dire che non devo voler bene a nessun peccato che io compio, non devo essere attaccato a qualche peccato che faccio. Nella fattispecie, se vado a confessarmi che ho fatto i peccati di gola e in casa ho due barattoli da 5 kg l'uno di Nutella, probabilmente non sono libero dall'affetto del peccato, ok? Per intenderci. La stessa facoltà è concessa nei giorni dall'1 all'8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i defunti, sempre rispettando le medesime condizioni generali, confessione, comunione, preghiera secondo il Santo Padre e il distacco dal peccato. Quindi ecco, c'è questa opportunità di vivere questa... Ecco, qualcuno mi chiedeva per il venerdì, qualcuno ha la bella pratica del digiuno il venerdì. Allora, il venerdì ovviamente, essendo festa, non si fa, non c'è nessun digiuno, perché è festa e solennità, la festa di tutti i santi, quindi non si fa la penitenza nel giorno del digiuno, nel giorno della festa. Quindi il venerdì, il primo venerdì del mese, sarà un giorno appunto di festa per tutti. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Buonanotte. Buonanotte.